La seconda metà dell'Ottocento. Impressionismo. La seconda metà dell'Ottocento è un periodo di profonda trasformazione della società europea. La fiducia nella conoscenza tecnica e sulle possibilità di progresso dell'uomo dà origine al positivismo, secondo cui ogni fenomeno, anche sociale, va spiegato attraverso la scienza. La rivoluzione industriale muta lo stile di vita, modifica i rapporti tra le classi sociali, trasforma la struttura delle città. Nasce una nuova classe sociale, il proletariato, composto dalle masse di lavoratori impegnati nelle fabbriche. Verso la fine del secolo si fa strada una tendenza di orientamento irrazionale e decadente, che critica la società borghese e i suoi valori basati sul profitto. La rapida espansione delle città e l'aumento demografico modificano il tessuto urbano in tutta Europa. Le ampie zone periferiche vengono dotate di nuove strade e servizi. Sono occupate da fabbriche e da poveri insediamenti per i lavoratori provenienti dalle campagne. Nelle aree centrali vengono abbattuti i quartieri storici medievali per lasciare spazio ad edifici moderni. Stazioni ferroviarie, linee dei tram, linee della metropolitana, mercati coperti, teatri, luoghi di ritrovo. Il prefetto della Senna, barone Georges Genosman, elabora il piano regolatore di Parigi. Furono abbattute ampie parti dei quartieri medievali, con i loro edifici storici e le vie irregolari. Vennero aperti grandi viali alberati, chiamati boulevard, che confluivano in ampie piazze e palazzi adatti alle nuove funzioni. Nelle capitali europee come Parigi, Londra e Vienna vengono create grandi piazze e ampie strade alberate, i boulevard, e la luce elettrica consente di prolungare la vitalità anche nelle ore notturne. La rivoluzione industriale favorì la produzione di strutture in ferro, ghisa e acciaio. Nuovi materiali e processi industriali applicati all'edilizia determinano inedite tipologie architettoniche che diventano l'emblema della modernità. La Tour Eiffel fu costruita per celebrare l'esposizione universale tenutasi a Parigi nel 1889, nel centenario della Rivoluzione francese. La torre non svolge alcuna funzione, ma dimostrava il progresso raggiunto in ambito tecnico e le possibilità del calcolo astratto. Fu progettata da Alexandre Gustave Eiffel. È composta da 18.000 pezzi di ferro prodotti industrialmente e collegati da 2 milioni e mezzo di bulloni. La sua forma è il risultato di attenti calcoli per la resistenza al vento, visto che raggiunge i 304 metri di altezza e può oscillare fino a 12 centimetri. In Piemonte, Alessandro Antonelli utilizzò il telaio metallico rivestendolo con motivi decorativi tratti dall'arte del passato. La Mole Antonelliana di Torino fu in origine progettata come sinagoga, ma oggi è destinata a museo. Si sostiene mediante una robusta struttura in ferro, basata però su muri portanti in laterizio. Con l'invenzione della fotografia, gli artisti non dovevano più riprodurre fedelmente la realtà. Nacque così l'impressionismo, una corrente artistica che rifiutava la pittura accademica per dipingere la realtà all'aperto, attraverso l'immediata impressione di forme, luci e colori. L'impressionismo durò poco, ma fu una vera e propria rivoluzione nell'arte. Verso la fine dell'Ottocento si imposero altri artisti dallo stile personalissimo, genericamente detti post-impressionisti. Importanti correnti artistiche di fine secolo sono il simbolismo e in Italia il divisionismo. Il movimento impressionista nasce a Parigi come evoluzione del realismo pittorico e viene conosciuto dal grande pubblico nel 1874 con l'esposizione tenuta nella galleria del fotografo Félix Nadar, che fu un clamoroso insuccesso. Gli impressionisti raccontano un mondo che sembra mutare ad ogni attimo ed elaborano un linguaggio nuovo, fatto di tocchi veloci, di immagini fuggevoli e come in movimento. Uno dei temi più amati dai pittori impressionisti è la città moderna e in particolare la stazione ferroviaria. Parigi è la Ville Lumière, la città della luce,
Le sue stazioni ferroviarie sono simboli del progresso che sembra dirigere il mondo occidentale. Gli impressionisti si incontrano nei caffè, dai quali passa la vita veloce e variopinta della città. Discutono con scrittori, musicisti, filosofi. Per gli impressionisti, la figura umana è spesso nell'insieme di una folla, nelle piazze, nei teatri e in luoghi di ritrovo. Vengono rappresentati paesaggi naturali, la vita quotidiana nelle grandi città, la folla dei boulevard parigini, gli interni dei caffè e dei teatri. Dipingono dal vero, en plein air, all'aria aperta, per fissare la prima impressione che l'occhio riceve incontrando la realtà. Sono interessati a trasmettere il senso di movimento. Studiano le leggi dell'ottica e la scomposizione della luce. Si servono della fotografia nella scelta delle inquadrature. Spesso le immagini dipinte sembrano continuare oltre il limite della tela. Si parla allora di taglio fotografico. Il tocco è veloce. È assente la linea e manca un disegno preparatorio. Le forme sono costruite con il colore. La luce è importantissima. Trasmette i colori, incontrando gli oggetti si scompone nei colori dell'iride. I colori sono accostati sulla tela puri, a tratti veloci o a macchie. Il nostro occhio ricompone l'immagine. Le ombre non sono nere, ma corrispondono a zone meno luminose e vengono ottenute sovrapponendo colori complementari che hanno l'effetto di smorzarsi. I più rappresentativi esponenti del movimento impressionista sono Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Degas e il primo Cézanne. Osservano la natura e la vita nelle grandi città, paesaggi, scorci cittadini, vita quotidiana, caffè. Cercano di rendere sulla tela la prima impressione che l'occhio coglie, senza soffermarsi sui particolari. Dipingono all'aperto, en plein air. Studiano la luce. Usano colori puri, accostati e non mescolati. Édouard Manet nacque a Parigi nel 1832 da una famiglia influente e piuttosto agiata. Il padre, Auguste, era un giudice e avrebbe voluto che il figlio intraprendesse la medesima carriera. Fin da ragazzo, Édouard avrebbe voluto studiare nella prestigiosa École des Beaux-Arts. Dopo averlo imbarcato per un anno su una nave, il padre lo fece studiare presso l'atelier di Thomas Couture. All'Académie strinse amicizia con Degas, Monet, Renoir, Sisley, Cézanne e Pissarro. Anche se ne condivideva le idee, rifiutò di esporre con gli impressionisti nella loro prima mostra del 1874. Édouard Manet è considerato il maestro degli impressionisti, pur non avendo mai ufficialmente aderito al gruppo. Ne ha anticipato le ricerche e ha sostenuto le loro sperimentazioni. Ha avuto una formazione accademica e ha sempre nutrito un grande amore per i maestri del Rinascimento. Ha sempre cercato di partecipare ai Salon, le mostre periodiche volute da Napoleone III, ma suscitava scandalo presso il pubblico e la critica. Édouard Manet unisce tradizione e modernità. Come l'arte del passato, ha scelto temi come il nudo femminile, il paesaggio ed il ritratto. Ha adattato questi temi alla realtà contemporanea, colta nei suoi molteplici aspetti. Ha introdotto una nuova tecnica pittorica, basata su stesure piatte di colore. Colazione sull'erba, presentato al Salon parigino del 1863, è stato giudicato sconveniente. Si ispira ad un'opera di Tiziano, ma presenta un nudo femminile non idealizzato, ma realistico, e i personaggi appartengono alla borghesia parigina del tempo. La pennellata è veloce e ampia, a volte le forme non sono rifinite. I colori sono contrastanti e privi di sfumature intermedie.
Il volume non deriva dal chiaroscuro, ma dal rapporto tra colori vicini. Ha eliminato la prospettiva. Per rendere la profondità dello spazio, lo ha dipinto accostando zone di colore piatto di tono diverso, in modo da produrre la percezione della lontananza. Manet sa che la lettura delle cose avviene a distanza e che è il nostro occhio a ricostruire un'immagine compiuta e tridimensionale. La scena ritrae una conversazione tra due uomini vestiti e una donna senza abiti. In secondo piano, un'altra donna vestita con una tunica leggerissima e intenta a bagnarsi nel torrente. L'occhio dello spettatore cade inevitabilmente sui colori più chiari, quelli del cesto a terra e dei corpi diafani delle due signore. Un nudo femminile ordinario e non mitologico turba la sensibilità dei contemporanei. Gli abiti e il paniere abbandonati sull'erba compongono una moderna natura morta. Claude Monet nacque a Parigi nel 1840. Si trasferì a Saint-Adresse, presso Le Havre, dove il padre gestiva un negozio. A 15 anni cominciò a disegnare a matite a carboncino e vendere caricature, ricavandone fama e un po' di denaro che gli permise di studiare all'Académie Suisse. Conobbe Delacroix, Courbet e Pissarro, frequentando luoghi in cui si incontravano pittori realisti e letterati e poeti come Baudelaire. Con Renoir soggiornò per un breve periodo a Bordighera. Qui il suo stile si trasformò, anticipando i Fauve. A Parigi, nel 1865, fu ammesso al Salon con due sue marine. Nel 1883 si trasferì in Normandia, in un casolare vicino a un piccolo affluente della Senna, con un molo per le barche che utilizzava per dipingere sull'acqua. Impressione Le Vert del Sole, opera presentata alla prima mostra del 1874, non ebbe alcun successo. Rispetto alla tradizionale pittura di paesaggio, gli elementi che compongono il panorama non sono riprodotti con precisione e manca la prospettiva. Unici elementi figurativi sono la piccola barca di pescatori, alcune gru e ciminiere sullo sfondo e il sole rosso. Si intuisce la descrizione di una marina con lo sfondo di ciminiere e infrastrutture portuali. Rappresenta un ambiente quasi magico. Le pennellate veloci rendono molto bene il cromatismo della scena. Spiccano le tonalità blu e i rosa come delicate velature. L'orizzonte non si percepisce. Si perde nell'azzurro degli oggetti sfocati in secondo piano. A partire dal 1866 ha condotto uno studio sistematico en plein air dei soggetti naturali. Con i suoi dipinti sperimentò i principi del movimento impressionista. Per lui nulla è fermo e nulla può essere fissato definitivamente sulla tela. L'esperienza della realtà avviene attraverso impressioni che si succedono nella nostra memoria visiva. Claude Monet ha appreso i segreti della pittura di paesaggio a Le Havre, città in cui ha vissuto fino ai 19 anni. Trasferitosi a Parigi per coltivare il proprio talento, conobbe i pittori realisti, frequentò il Café Gerbois, che diverrà il luogo di ritrovo degli impressionisti e dove incontrò Édouard Manet. A Monet interessava la natura e la studiava dal vero, nella convinzione che ogni cosa dipinta sul posto abbia sempre una forza, un potere, una vivacità di tocco che non si ritrovano più all'interno dello studio. Fu il vero padre dell'impressionismo e operò per tutta la vita una ricerca sulla natura del colore, sulla percezione delle forme, sulla rappresentazione del movimento, sul rapporto tra realtà e immagine trasmessa all'occhio. A lui si devono le serie, ovvero dipinti che rappresentano lo stesso soggetto, in diverse condizioni di luminosità, in diverse ore del giorno, stagioni dell'anno, in diverse condizioni atmosferiche, cercando di comprendere il modo in cui muta l'immagine al variare della luce esterna. Nel quadro Camille e Jean sulla collina, la donna è colta nell'attimo in cui sta ruotando il busto verso il pittore,
che per rendere il movimento ha utilizzato pennellate allungate che attraversano diagonalmente la figura. Nell'abito bianco della donna ha sovrapposto pennellate azzurre, viola, gialle, qualche tocco di arancione, che sono colori complementari che, se accostati, si esaltano a vicenda. Monet ha rappresentato il gioco dell'ombra che contrasta con la luminosità abbagliante del pieno giorno. Il verde dell'erba è reso con tocchi di colori diversi, creando un effetto di ricchezza cromatica e di vibrazione luminosa. Pennellate ampie, con andamenti circolari, producono l'effetto di nubi in movimento. I colori più chiari e quelli più caldi sembrano dilatarsi e avanzare, creando la sensazione della profondità. Le serie dei pioppi, dei covoni, della cattedrale di Rouen si mostrano come istantanee che, osservate in successione, rendono l'idea del trascorrere del tempo. Per la prima volta nella storia della pittura viene rappresentata la quarta dimensione, il tempo. La serie delle cattedrali di Rouen è formata da 50 dipinti, realizzati tra il 1892 ed il 1894 e raffiguranti lo stesso punto di vista. Quello che cambia sono le condizioni della luce sul suo portale. Nel 1883 Monet si trasferisce a Givenchy, un villaggio a nord di Parigi lungo il corso della Senna. Nel 1890, deviando il corso di un torrente, realizza un giardino d'acqua, in cui fa crescere piante acquatiche, soprattutto ninfee. Lo stagno con le ninfee rappresenta il soggetto quasi esclusivo della sua ricerca a Givenchy. Circa 60 dipinti e centinaia di studi mostrano il percorso dell'artista negli ultimi 30 anni della sua vita. Abbandona il quadro da cavalletto e si avvicina alla superficie dell'acqua, in quel mondo di forme, di luci e di colori galleggianti. Negli ultimi dipinti, lo stagno con le ninfee diventa un mondo a sé, quasi astratto, fatto di puri colori che si trasformano l'uno nell'altro. L'Orangerie è un padiglione posto nel giardino delle Tuileries a Parigi. È chiamato così perché Re Luigi XVI lo aveva adibito a serra invernale per alberi d'arancio, in francese orange. Alla fine dell'Ottocento venne trasformato in sede espositiva. Le stanze hanno forma ovale e dunque sono prive di spigoli. Monet lavorò negli ultimi 12 anni della sua vita a un progetto di allestimento del padiglione avente come soggetto lo stagno delle ninfee. Realizzò 22 tele, alcune collegate tra loro, disposte lungo le pareti in modo da creare un fregio orizzontale. Hilaire Germain Edgar Degas nacque a Parigi nel luglio del 1834. Frequentava gli impressionisti, ma rimase ai margini del movimento, con il suo modo personale di osservare il paesaggio e la vita cittadina. Tra il 1856 ed il 1860, in compagnia del pittore simbolista Gustave Moreau, Degas visitò Napoli, Roma, Firenze, Pisa e Siena. Pittore realista per passione, ebbe un occhio particolare nel cogliere e raffigurare, con taglio quasi fotografico, la realtà che lo circonda. Nei suoi ritratti catturò gli aspetti psicologici essenziali dei personaggi, analizzandoli e poi riproducendoli con grande espressività artistica. Pittore e scultore, sviluppò la sua formazione artistica attraverso esperienze personali. Edgar Degas è stato uno degli impressionisti presente in tutte le esposizioni a partire dal 1874.
ha utilizzato tecniche e sviluppato un linguaggio originali che si distaccano dalle ricerche degli altri artisti. I temi più amati da Degas sono quelli mondani, del teatro, dei caffè, delle corse dei cavalli. Dotato di un'ampia cultura artistica, egli ha lavorato prevalentemente in studio, affidandosi spesso alla memoria o a immagini fotografiche. È stato molto influenzato dalla fotografia. I tagli compositivi, spesso obliqui o dall'alto, suggeriscono la prosecuzione dell'immagine oltre il limite del quadro. Le sue tele mostrano una visione non definitiva del soggetto. Sembrano istantanee e fanno immaginare il punto di vista di un osservatore di passaggio. Diversamente da altri impressionisti, ha elaborato disegni preparatori per le sue opere e ha fatto ampio uso della linea, veloce, spesso sdoppiata, che rende l'immediatezza dei gesti e la percezione del movimento. Nel quadro I musicisti, i tre musicisti sono rappresentati in primo piano, come se il pittore si trovasse proprio alle loro spalle. Per questo motivo, essi sono in parte tagliati dalla tela, come accade in un'istantanea fotografica. Le ballerine sul palcoscenico, più lontane, sono rappresentate con una tecnica più veloce, immerse nello sfavillio delle luci. La tela de La classe di danza è impostata su una prospettiva obliqua, con un punto di fuga esterno alla composizione. L'effetto è dinamico, manca un centro definito e l'occhio dello spettatore è obbligato a spostarsi continuamente. Degas vuole cogliere la spontaneità della prova di danza e alcune ballerine sono fissate in pose poco ufficiali. Il piccolo dipinto Il foyer della danza ci mostra un gruppo di giovani ballerine intente negli esercizi di danza all'interno di un'aula di cui si vede solo uno scorcio, come in una fotografia. La lezione è del celebre maestro Louis Merlant. Egli ha in mano un bastone con cui corregge la postura delle ragazze. Alcune ballerine attorno osservano con attenzione e aspettano il proprio turno oppure si rilassano. La scena trasmette un senso di eleganza delicata e raffinata grazie ai colori e alla leggiadria delle ballerine. L'interesse del pittore per una visione dinamica della composizione è data dalla presenza della grande arcata nel centro, delle porte e della sedia in primo piano. Gli studi cromatici inducono l'artista a utilizzare l'accostamento di un colore all'altro per avere più luminosità possibile, evitando però di mischiarli. Usa spesso colori puri, come nei fiocchi colorati dei costumi delle ragazze. Edgar Degas si è dedicato anche alla scultura, per dare alle sue figure più espressione, più ardore di vita. I soggetti sono gli stessi di quelli pittorici, come i cavalli da corsa e le ballerine. Realizza sculture con la cera e l'argilla e ha approfondito gli studi sul movimento. Ha modellato le forme in modo dinamico, lasciando sulla superficie delle irregolarità che determinano effetti di luce mutevoli. Il modello in argilla della ballerina di 14 anni venne presentato da Degas alla mostra impressionista del 1881. Era completata con capelli veri fissati da un nastro di raso, tutù di tulle e scarpette. L'immagine acerba e non idealizzata della fanciulla ha scatenato la critica del tempo, che considerava sgradevole il suo estremo realismo. Dopo la morte dell'artista, molte delle sculture trovate nel suo studio, circa 150, sono state fuse in bronzo. Nei disegni preparatori per la ballerina di 14 anni è evidente come Degas utilizzasse la linea per comprendere il movimento della figura e il suo rapporto con lo spazio. Edward Muybridge era un fotografo britannico che sperimentò la cronofotografia utilizzando più macchine fotografiche. Scattava foto in successione regolare in modo da ottenere un effetto dinamico. Ciò consentiva anche di studiare la posizione degli arti di uomini o animali in corsa, cosa che mai era stata possibile prima. Il cavallo al galoppo di Degas sintetizza i movimenti della corsa influenzato dagli esperimenti fotografici. Pierre-Auguste Renoir nacque a Limoges nel 1841. Sesto di 7 figli, visse dall'età di 3 anni a Parigi. Nonostante l'interesse per la musica, il padre lo indirizzò alla decorazione della porcellana, nella speranza che diventasse un buon artigiano. Fu ammesso all'École des Beaux-Arts nel 1862.
Qui conobbe Sisley, Basile e Monet, con i quali iniziò a recarsi presso Fontainebleau per dipingere en plein air. Nel 1864 fu ammesso al Salon e tra il 1874 ed il 1877 ecco gli impressionisti. Grazie alla vendita di alcune opere, iniziò a viaggiare in Italia e in Algeria. Soffriva di reumatismi. Si trasferì nel sud della Francia e, costretto alla sedia a rotelle, dipinse facendosi legare il pennello alla mano. Nel ballo al Moulin de la Galette, la scena si espande anche al di fuori della cornice e il movimento che domina il dipinto è dovuto alla diagonale tracciata dalla panchina su cui si appoggiano i personaggi al centro. Il soggetto popolare e la composizione, in apparenza disordinata, sono espressione tipica dell'arte impressionista, ma l'impressione di una sorta di dissolvimento delle forme provocò reazioni negative da parte dei critici dell'epoca. Il colore, steso in rapide pennellate, alternando toni caldi e freddi, crea luci e ombre e un senso di gioioso movimento. Non vi è un soggetto principale. Ciascun personaggio appartiene a un gruppo ben definito di persone. Chi balla, chi chiacchiera o chi semplicemente guarda. La luce del sole illumina attraverso le fronde degli alberi, producendo macchie di colore sui personaggi. Renoir è il pittore di scene di vita vissuta, testimone della società borghese del tempo. L'opera ritrae un ballo popolare all'aperto in un vecchio mulino abbandonato. Il nome del locale fa riferimento ai dolci che venivano offerti come consumazione, compresi nel costo del biglietto per l'entrata. Si osservano persone che chiacchierano e altre che ballano a suon di musica. Gli eleganti abiti sono quelli tipici del tempo, gli abiti della domenica. Nato il 10 luglio del 1830 a Saint-Thomas, Isole Vergini, Camille Pissarro era figlio di un mercante. A 12 anni si recò a Parigi per studiare. L'atmosfera della città risvegliò il suo interesse per l'arte e, tornato a lavorare con il padre, eseguì schizzi dell'isola di Saint-Thomas. Nel 1852 si recò a Caracas come assistente del pittore danese Fritz Mielby, dipingendo paesaggi. Nel 1855 si trasferì a Parigi, dove studiò all'École des Beaux-Arts con Camille Corot. Incontrò Monet e Cézanne e con Manet, Monet, Renoir, Sisley fondò l'impressionismo. Influenzato da Seurat e Signac, si avvicinò al puntinismo. Per una malattia alla vista, dovette abbandonare la pittura all'aperto e concentrarsi su scene urbane. Si trasferì a Rouen. Poi tornò a Parigi, dove morì nel 1903. Pissarro era il più anziano degli impressionisti e l'unico che partecipò a tutte e 8 le esposizioni. Umile e colossale, così lo definì Paul Cézanne. Nei tetti rossi, i colori sono stesi a tratti veloci e le sfumature variano dal marrone al verde al rosso. I piani si succedono parallelamente. L'impressione di profondità è data dalla dimensione decrescente delle figure e dalla sovrapposizione delle forme. Il dipinto è immerso in una luce diffusa che attenua le ombre degli alberi del sottobosco.
case, piante e cielo si compenetrano e creano un'atmosfera tipica dell'impressionismo. La scena rappresenta un angolo di un villaggio in un clima invernale. Ogni elemento della realtà è colto con sensibilità dall'artista. Gli spioventi dei tetti rossi sembrano disperdersi dietro gli alberi spogli su tutta la superficie della tela. Le case, nascoste da una fitta trama di rami, trasmettono un senso di tranquillità e di silenzio.